Capitano Giunta, ci troviamo a Forte Petrazza, uno dei forti umbertini costruiti per l'osservazione dello stretto di Messina, poi abbandonati, occupati dalla criminalità organizzata e oggi un parco sociale. Ecosmed è un centro di ricercazione che opera da circa 10 anni sul territorio per promuovere cambiamento, processi di trasformazione sociale e lo ha fatto in questi anni promuovendo cluster socio-economici responsabili sul piano etico e promuovendo veri e propri processi di risanamento territoriale. Cluster sono dei grappoli, dei sistemi dell'economia sociale di diversa natura. Il primo, la Fondazione Orcino Sor, che è un cluster che mette insieme enti di ricerca scientifica, attori dell'economia sociale e attori del mercato che con noi hanno fatto una scelta di responsabilità ambientale e sociale per la vita dello stretto. Il secondo è un consorzio di cooperative sociali che favoriscono l'espansione di diritti di cittadinanza di persone fragili e il terzo cluster è una fondazione finanziaria possibile la costruzione di un'economia altra su questo territorio. Questi tre cluster finora hanno lavorato insieme in maniera più informale. Il prossimo salto che stiamo costruendo è la creazione di quello che chiamiamo un distretto sociale voluto che nascerà sotto forma di una fondazione di comunità e che nasce per promuovere sviluppo umano sul territorio, provando a mettere in connessione forte sistema di produzione, sistema del welfare, sistema educativo, dotazioni di conoscenza proprie di un territorio che vengono chiamate social capabilities e anche innovazione scientifica e tecnologica. La Fondazione Orcino Sorca ha un comitato scientifico che è adeguato agli obiettivi di ricerca e anche di produzione culturale che si è dato. Ne fanno parte da Vincenzo Consola, Rainer Schluter, uno dei principali esperti di economia sociale che c'è in Europa, da Fabio Salviato, fondatore di Banca Popolare Etica, a Erfan Rashid, intellettuale iracheno, forse il maggiore esperto di cinematografia araba che c'è in Italia sicuramente, da Martina Corniati al regista Paolo Benvenuti e così via. Tutti i programmi di ricerca della Fondazione poi trovano degli sbocchi in produzioni culturali che siano anche degli eventi di divulgazione scientifica. E così i programmi di ricerca, di cooperazione culturale nel Mediterraneo diventano un festival, oggi considerato dal mondo arabo uno dei tre più importanti al mondo. E così per esempio la Fondazione sta producendo per la regia di Paolo Benvenuti un film su Caravaggio, che è un film documentario di fatto, nel senso che è si direbbe un esperimento scientifico che racconterà come Caravaggio costruiva i suoi quadri utilizzando delle camere oscure, quasi facendo delle fotografie. Lavoriamo circa da 10 anni, i primi cluster nascono intorno fine degli anni 90, inizi degli anni 2000 e oggi finalmente questo salto verso il distretto sociale voluto che permetterà fra l'altro di autofinanziare e di autogenerare risorse per poter in maniera autonoma governare e finanziare i nostri progetti e le nostre iniziative. Lo faremo in un modo anche abbastanza innovativa, cioè utilizzeremo la green economy, quindi stiamo generando un parco diffuso fotovoltaico il cui rendimento gioverà per autofinanziare questo sistema di welfare avanzato e evoluto che abbiamo in questi anni faticosamente costruito. Questa è un'esperienza che nasce circa 10 anni fa e che nasce da un gruppo di persone che sono state prima insieme impegnate nel volontariato educativo. Alcuni di noi hanno avuto anche un'esperienza politica in quelle giunte che si sono, diciamo, in quel periodo aperti al movimento, in quella stagione che io definisco gioiosa del cambiamento, anche se nata dopo le stragi di Falcone e Borsellino. Non ha saputo però incidere nell'economia siciliana, non è riuscita a fare questo salto strutturale e infatti quella è stata un'esperienza completamente riassorbita dal desiderio di un gruppo di persone comunque di continuare a provare a promuovere cambiamento sul territorio e avendo la consapevolezza che non c'era nessuna possibilità di promuovere cambiamento profondo, forse più lento
ma anche più ineluttabile, se non incidendo nell'economia, nasce l'esperienza di Ecosmed, che è un centro di ricercazione, per cui era già predefinita la visione che poi si è andata a realizzare, nel senso di avere una visione complessa, sistemica, in cui tu metti insieme politiche ambientali, metti insieme economia, metti insieme un approccio sociale, metti insieme elementi partecipativi, ma evidentemente, come dire, il paradigma teorico e anche le iniziative che si sono sviluppate si sono modificate dentro il processo. Come dire, visione e metodologia erano state predefinite e il punto di arrivo oggi e cosa succederà in futuro no. In realtà la sua nascita, per molti aspetti, è considerata come un atto d'amore verso la nostra terra, nel senso che molti di noi avevano già avviato dei percorsi professionali anche molto avanzati, differenti. Per esempio, sono un fisico, ho scelto di rifiutare proposte all'estero significative per riorientare completamente la mia ricerca da fisico e invece studiare modelli fisico-matematici per l'economia, ma perché ci giovava capire di più per poter trasformare questo territorio. E come ogni atto d'amore non può non essere generativo, e sin dalla sua costituzione Ecosmed non nasce, come dire, per ingrandirsi negli anni, ma per generare e promuovere delle nuove realtà che noi abbiamo strategicamente scelto non fossero attività, come posso dire, atomiche, individualistiche, promuovere la singola impresa, la singola, ma promuovere germi di coesione sociale. Da qui la scelta di promuovere cluster di organizzazioni che poi potessero fare anche da incubatore per nuove esperienze e per nuove opportunità per organizzazioni e per cittadini, ma cluster, e oggi dico reti di cluster che diventano il distretto sociale voluto. I punti di forza che hanno permesso questa generatività sono parecchi. Il primo è la scelta della competenza scientifica E la seconda è ancora una volta una scelta non individualistica ma collettiva, forse più precisamente comunitaria, cioè la consapevolezza che processi generativi non possono non nascere dalla messa in relazione di saperi differenti e di saperi con competenze differenti. La terza è di collegare tutta la sfera dell'economia sociale all'innovazione scientifica, all'innovazione tecnologica, per farle uscire da quei processi di marginalità in cui molto spesso viene rinchiusa. E la quarta è la ricerca continua di un'autonomia economico-finanziaria, perché tutto quello che noi generavamo fosse progressivamente sempre più autonomo e fosse progressivamente quindi sempre più terzo rispetto allo Stato e al mercato, che invece noi abbiamo la pretesa di contaminare in una logica che una volta si chiamava di egemonia culturale, nel senso proprio più pieno, più gramisciano del termine, proprio con la capacità di contaminare quello che ti sta attorno con i tuoi valori, con la tua esperienza, con la tua capacità trasformativa e generativa. E qui siamo in un antico forte, per molti anni abbandonato, qui la mafia nascondeva latitanti, nascondeva grandi partite di droga, e quindi è stato uno spazio riconquistato alla collettività. Anche qui noi non volevamo fare una scelta individualistica, quindi non è stata una sola organizzazione a prenderselo in carico e a trasformarlo in quello che oggi è, ma abbiamo fatto la scelta di creare un consorzio di realtà differenti. Tutte organizzazioni no profit, ma molto varie, che non operano in maniera tradizionale nell'economia sociale, cioè per esempio nella gestione dei servizi con convenzioni col comune, ma che spaziano dalla produzione di arredi design, come dicevamo prima, fino alla gestione di una radio comunitaria, che è Radio Street, cioè sia una radio online sia una radio diretta, che ha questa vocazione di diventare anche la voce di un sistema che produce conoscenza, che produce esperienza, che produce relazioni sociali e che produce anche cambiamenti e trasformazione territoriale. La fase di occupazione di questo spazio ha ovviamente visto più direttamente il contrasto della criminalità organizzata, che qui proprio lo utilizzava, ma ha riconquistato lo spazio poi la mafia, purtroppo, con un fondo importante che viene da tre fonti originarie, una nostra raccolta,
un fondo che viene dal Ministero della Giustizia, dalla Cassa delle Ammende, che è finalizzata al superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario, e la terza parte viene dalla Fondazione per il Sud. Noi abbiamo voluto, sia dall'architettura societaria della Fondazione, come dire, essere molto coerenti con la nostra idea. Da una parte, evidentemente, la Fondazione è ancora un salto in termini di costruzione di coesione sul territorio, ma dall'altra parte noi sappiamo che la coesione, se non si apre lo scambio di energie con l'esterno, lo scambio di conoscenza, di know-how, anche di risorse, non ce la fa a produrre transizioni di fase sul territorio in cui si opera. E quindi la Fondazione è questo nostro network territoriale, ma c'è dentro anche importanti realtà nazionali e internazionali, la Caritas Italiana, l'Associazione Culturale Pediatra, un gruppo romano dell'economia sociale che si chiama PARSEC, alla principale rete europea per l'economia sociale che è REV. L'investimento del fondo volevamo che fosse coerente con la nostra idea, con questo approccio olistico, con questo approccio sistemico allo sviluppo umano. Abbiamo scelto, insieme a Banca Popolare Etica, che sarà anche socia della Fondazione di Comunità, di non investire il fondo attraverso gli strumenti della finanza tradizionale, per due ragioni. La prima, appunto, etica, perché che soldi fermi generano altri soldi, qualche problema lo crea. Per un secondo di efficienza, perché comunque oggi soldi fermi generano poco risorse perché, per la situazione di crisi della finanza, della speculazione finanziaria mondiale. Allora abbiamo scelto di investire una parte significativa del nostro fondo per creare un parco diffuso di energie fotovoltaiche, facendo tre tipologie di impianti: sui beni confiscati con finalità agricole, sulle case delle famiglie per fare sostegno al reddito e per promuovere gruppi di acquisto solidali, con la logica che l'energia elettrica va alle famiglie, l'incentivo è il conto energia, ma invece a ristorare il fondo e a dargli un rendimento significativo. E la terza è su istituzioni pubbliche e private, col solito metodo: l'energia va alle istituzioni, il conto energia va a noi, ma chiediamo trasparenza alle istituzioni e concordiamo il risparmio che viene dall'autoproduzione di energia di destinarlo a finalità comuni, al trattenimento di talenti creativi con la facoltà di scienze, a sostenere questi programmi di ricerca su energia dal mare con il CNR, alla gestione autofinanziata di centri giovanili in fabbricati confiscati alle mafie, per fare soltanto tre di una quindicina di esempi che potremmo fare. Da parte del fondo che viene dal Ministero della Giustizia, che renderà attraverso la creazione del parco diffuso fotovoltaico, sarà destinato per poter liberare 56 persone da quell'esperienza drammatica che è l'ospedale psichiatrico giudiziario, che assomma in sé due stigmi e due violenze: l'essere manicomio e l'essere carcere. E noi libereremo 56 persone, a queste 56 persone daremo reddito e cura per i 20 anni, ma con l'obiettivo di potenziare le libertà culturali delle persone, le libertà partecipative. E noi sappiamo che persone liberate dal bisogno materiale di casa, potenziate sul piano culturale, compensate sul piano della cura, perché comunque c'è la malattia mentale, e sul piano dell'affettività e della socialità, sono persone che hanno grandi potenzialità di inserimento lavorativo. Allora noi sappiamo che in questi anni il reddito scenderà perché aumenterà il salario per l'inserimento lavorativo, e ogni volta che una persona raggiungerà un pieno inserimento lavorativo noi tireremo fuori il 57esimo, poi il 58esimo, poi il 59esimo, e questo è il futuro.